Dovremmo scegliere perché? Perché sono molto ambiziosa e sono molto, quando decido di fare qualcosa, sono molto sicura e determinata. I cavalli fanno parte della tua vita, ma faranno parte anche del tuo futuro? Sì, io ho deciso di iscrivermi all'università, ma anche con questa decisione ho già preso contatti con alcuni maneggi nelle potenziali università in cui potrei essere presa e ho infatti intenzione di continuare, non ho assolutamente intenzione di lasciare. E a quale facoltà ti sei iscritta? Biologia. Dove? Ho fatto il test d'ingresso per quanto riguarda l'Università di Bologna e a settembre devo provare anche a Bari. Sai che cos'è Campus? Ne ho sentito parlare e seguo tutte le pagine sui social. Ok, e quindi secondo te di cosa si tratta? Di una settimana in cui si vive l'equitazione a 360 gradi, quindi si viene seguiti da diversi tecnici, ma sicura anche la parte teorica, non soltanto la parte pratica. E anche appunto la parte in squadra, il lavorare in squadra. Perché vuoi partecipare a Campus? Perché sarebbe, secondo me, una bellissima esperienza da fare e sarebbe anche un'esperienza di crescita personale, perché potrei conoscere nuove persone, potrei avere l'occasione appunto di lavorare con dei tecnici e potrei avere l'occasione di lavorare in squadra con persone che non conosco. Ok, sei pronta a rinunciare al tuo cellulare per una settimana? Sì, assolutamente sì. E eventualmente a cos'altro rinunceresti per venire a Campus? Qualsiasi altra cosa che non sia la mia cavalla. La tua descrizione. Ok. Ok. Faccio un segno così quando mancano 10, ok? Allora, sei pronta? Sì. Via. Sono Arianna, ho 18 anni e abito in Puglia. Monto a cavallo da 11 anni ormai e ho iniziato appunto grazie a mia madre che mi iscrisse ad un corso di equitazione perché ero molto insicura da piccola. Faccio gare seriamente soltanto da un anno però, da quando ho preso la mia attuale cavalla. E sono una persona molto determinata che quando decide di fare qualcosa fa di tutto pur di raggiungere l'obiettivo che si era prefissata. E un mio difetto è che però a volte sono un po' insicura.